Ah, ragazzi, bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Ci sono stati i sorteggi per ciò che riguarda i quarti di Champions League. Siamo sempre qui su FIFA 19, carriera allenatore Perugia. E sinceramente non è che mi faccia molto piacere, non perché abbiamo becchiato squadre forti, perché poi si sa, ad un certo punto la squadra forte la devi becchiare. Vabbè, ve lo svelo. Abbiamo beccato la Juventus. Sinceramente avrei preferito beccare, che ne so, tipo un Barcellona, un Paris Saint-Germain, che comunque avremmo giocato in un'altra nazione. Ma non fa niente, tanto ce la stanno già tirando. Già hanno detto che siamo spacciati e che usciremo, ma noi invece insistiamo. Allora, tra l'altro poi vi faccio vedere un'altra cosa importante. Se guardate il calendario, non qua naturalmente. Dobbiamo sfidarla anche in Coppa Italia, quindi facciamo dei cambi. Cerchiamo poi di arrivare in fondo anche nella Coppa Italia, che comunque giochiamo con la Juventus, quindi possiamo fare anche, come dire, una prova. Allora, facciamo riposare anche Pellegrini, perché ho paura che mi si stanca. Poi magari Di Marco non lo facciamo giocare, perché facciamo giocare Niang. A difesa pochi cambi, perché Bastoni me lo voglio tenere, però ho cambiato con Vidal e vediamo un pochettino. Allora, col Sassuolo, se non ricordo male, non dovremmo avere tanti. Cioè, di solito non abbiamo avuto tanti problemi. Però, fatto giocare Bianchimano, eh. Bianchimano credo che non abbia fatto neanche un gol quest'anno, o sbaglio? Sta per cominciare la Eccolo partita qua. per Perugia 4-3-3. Il tecnico E punta molto sull'apporto degli esterni, sia portiere? nella fase di confronto, Portiere! sia sul E ribaltare Gabriel, non mi palla sembra il caso di fare papere, eh? spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Ecco gli 11 di partenza del E Sassuolo. dai. 4-3-3 con tridente leggero in avanti, senza prima punta. Ha preparato la partita in modo da sfruttare la Lasagna! Pronti via, ed è già arrivato il occhio a Vidal. A caccia del Tira pallone Vidal, tira. fuori. Ha buttato via una grande occasione per il pari. Poco Mamma cinico mia, qui mamma mia, l'attaccante. Sì, Vidal, mamma effettua mia. un killer in. Duncan. A fare il, come si chiama, primo tempo, secondo te? Duncan. Sì, ma noi dobbiamo fare il gol, però no Ottima loro. ripresa. Vediamo se ce la facciamo. Passante in profondità. È rigore? No. Ma è una Potrebbe gioia, essere. eh. C'è tutto il loro E stava orgoglio, il loro sbagliando, spirito di battaglia nel eh. gol E che fa stava meritare il gol. sbagliando. Loro non mollano. Partita bellissima di forze Bravo, fisiche. Tempo Tonali. giusto questo. Continua il tiki-taka alla Aspè. ricerca del momento giusto. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Potevano portarsi in vantaggio, ma l'hanno giocata malissimo. Tradito forse dall'eccessiva sicurezza. Era convinto di segnare da quella posizione. Asprilla la Che volevi piazzare. Mamma mia. Il bello, sapete qual è? È che me la sono anche sistemata meglio. Cioè, nel senso, mi sono girato un attimo. Vidal. No. Bene qui il Sì, però difensore, pure chiude la palla. Poteva e ci doveva abbiamo una praticamente sfortuna risolvere il gioco tremenda, qui. 15 minuti al 90esimo. Bene Matteo, grazie. eh. Il problema è che avrei dovuto triangolare. Dai, Asprilla, vai. Vai, vai, vai. E vai. Me la Spalla fate un gol di sinistra. testa? Vai. Palla che Mamma viene mia. rilanciata in avanti. Aspetta. Allarga giù. Niente C'è il tiro. da fare. Niente da fare. Dice che Ma può. perché non ci fanno mai fare arrivare fino in fondo? Stavamo giochicchiando. Comunque dobbiamo fare parecchi campi. Però abbiamo fatto 4 tiri, eh. Cioè, non è che abbiamo concretizzato tanto, eh. Cioè, giocatori impegnati per la nazionale. Giocatori impegnati per la nazionale. Chi è che gioca impegnati? Leao e Vidal. Ma per la Coppa Italia ci state, naturalmente, no? Ma penso proprio di sì, se no vi spezzo le gambe. Allora, Coppa Italia, giochiamo contro la Juve. Giochiamo sicuramente con la migliore formazione. Devo capire anche bene se Gribrin si è ripreso dall'infortunio, perché Semifinale che sta per avere inizio dopo di fondo l'ultima sono proprio partita. alla pelle. Sono pronto. Sono dei professionisti, sanno Aspetta. a cosa vanno incontro. In molti farebbero volentieri a cambio per essere in campo Mamma oggi. mia, che palla che mi ha Poco dato. poi. Ottimo il pallone filtrante. Mamma mia. Memphis, gran palla in mezzo. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione Abbiamo già Vidal. subito rischiato, eh. Ma siamo partiti veramente molli.
Bravissimo. Vai. Metti sta palla in mezzo. Dentro l'ali, vai. No! Tocco intelligente. Occhio al traversone. Colpito il pallone dal difensore. C'è stata la deviazione. I difensori mi stanno sbagliando un po' di palle, ragazzi. Che palle. Mamma mia, portiere. Che portiere che ci abbiamo. Portiere protagonista, con l'intervento. Ok. Ah, che pecchiato, Vito. Perché stiamo sbagliando tutti questi passi, appoggi così facili? Vabbè, era facile, era facile, era facile. Dai, no, ok. Dai, 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 dai. Metti sta palla in mezzo. Calcio d'angolo. Mamma, quanta sofferenza, ragazzi. Il pronostico sulla carta li veda sfavoriti. È buona. Buono l'anticipo del difensore. Vabbè. C'è. Attenzione. Palloni giocati. Prova ad andare. Ok. Blocca senza problemi. Occhio. Dai, Vidal, dai. Se riuscissi a farti perdonare. Del resto del campionato italiano. È buono. Raffaele Leao. È buono. Ah, era riuscito a fare il dribbling. Come sono riuscito ad andare, però. Niente da fare. Non sono riuscito a chiudere il triangolo. Dai, taglia, taglia, taglia. Portiere. Non ha inquadrato il bersaglio per un niente. Juve che attacca. Occhio perché manca poco. No. Prova CR7. Occhio al tiro. Nulla rifatto. Mamma mia. Vabbè, 0-0 fuori casa, Per me non è spazzatura, perché comunque abbiamo fatto un ottimo risultato. Dobbiamo solamente capire di migliorare un pochettino, anche perché c'è un ritorno, però stiamo in casa. Allora, con la SPAL dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi. È vero che molti giocatori sono stanchi, però dobbiamo cercare di giocare al meglio. Allora, farei giusto un cambio e voglio mettere Asprilla. Giochiamo con Vidal, ma lo faccio giocare poco perché ho paura che si fa male. Bastoni, io metterei Krešić e Di Marco. Pellegrini ha giocato tanto. Che dobbiamo fare risultato? Siamo a 4 punti alla Juve. E sinceramente voglio cercare di mettere un po' di pressione, perché quest'anno stiamo lottando su tutti i fronti, però stiamo soffrendo un po' troppo. 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, mamma mia. Così Pierluigi. Porca miseria, che pressing. Attenzione. Mamma mia, mamma mia, ma che cavolo ha combinato? Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni. Attenzione perché c'è la caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Era fuori gioco, era. Meno male. Dalla subito ad Asprilla, guardalo. Sì, Asprilla, però non 20 minuti per stoppare la palla, Guardalo. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Vediamo come te la cavi sul toss. Palla messa dentro. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Se magari bel gol. Perché c'ho questa faccia? Perché non pensavo che riuscisse a crostare in questo modo. E non pensavo che Gribbin ne segnava a volo. Cioè, una palletta praticamente. Ok. Dai, fammi il salto cross e vediamo, dai. La mette in mezzo. Oh, ma allora questo sa crossare. Spazio per il cross. Sì, mi hai spezzato le gambe a Asprilla. Viviani. Dai. Cross in mezzo. No, Asprilla me la prende. La deviazione sul palo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Vai a Asprilletto, vai. Vai, immolati, vai. Occhio alla ripartenza pericolosa. Niente da fare. Quando iniziano a giocare così. Vediamo se crossa. Cross battuto male, palla sul fondo.
Farei un altro cambio, perché siamo partiti proprio lentissimi. Allora, Gribrin, autore del gol, te ne vai un pochettino a riposare e facciamo entrare Gasperoni. Fa queste L'allenatore cose, si affida dunque a questa cioè c'ho il sostituzione giocatore che davanti a risolve il me. calcio. Ridisegna la squadra nel tentativo di riportare il Sì, match tutti, sul binario buttiamoci tutti positivo. quanti a terra, dai. Buttiamoci Si riparte tutti quanti a dall'attacco. terra. Mamma mia, avete visto che stoppo? Imbarazzante. Pressing sul portatore di Mi dovete palla. dare una mano? Ma porca Palla miseria, io non ci recuperata. credo, non ci credo proprio. Tiro Non ci respinto laterale credo. ancora in gioco. Ma. Punizione. Il Vediamo se ce la tecnico può facciamo. intervenire Attenzione per adesso, controllare il attenzione pallone, ha le forze adesso. fresche per difendere il pallone. Portiere, È ok. soddisfatto, direi, di come stanno andando le cose, però Ah. non si deve rischiare di Ah. staccare la spina Non prima fare del gol. fallo, non fare fallo. Potrebbe crossare. Ok. Mia? Deviazione in out, si Niente. ripartirà con la rimessa laterale. Ma è una gioia. Possono ripartire No, tutti quanti. ma la devi dare a quello Palla per sopra. tirare. Tocco verticale interessante. Sì. Prova. Si è Ottima risposta in fermato, eh. tempo, ancora succedere. Mancano pochi minuti alla fine. Partita che può ancora regalarci molto. E c'è il tiro. Attenzione. Portiere che blocca. Allarga sopra verso Cano, vada, allarga sopra verso Cano. Bravo, Un extra Aspriglia, time bravo. sarà di 2 minuti. Ok. Ma Ottimo che recupero, palla palla! interessante Che dello spazio. palla! C'è la verticalizzazione. Conclusione che match che finisce qui. Mamma mia, ragazzi, io non lo so, è stata una partita vinta a culo perché abbiamo fatto 50.000 errori, cioè arriviamo in un periodo di forma secondo me pessimi. E tra parentesi, vi ricordo che abbiamo 3 partite in una settimana nel prossimo video. Vabbè, la Juventus ha vinto, quindi è rimasto praticamente tutto invariato. Naturalmente, come sempre, vi invito a mettere su un bel commento, un bel mi piace. Vediamo la classifica, tutto invariato, solo 2 punti in più sul Napoli. Ci vediamo al prossimo video. Bye.